tutto pronto per l'attivazione del reparto Covid all'ospedale civile di Agropoli. Nei giorni scorsi le attrezzature sono state spostate dalla rianimazione al reparto Covid ed anche il personale medico ed infermieristico c'è ed è pronto per accogliere pazienti positivi di altri presidi ospedalieri che necessitano di terapia intensiva o subintensiva. Questa volta, vista la necessità di ricoveri urgenti, la città di Agropoli con il suo presidio fornirà di sicuro un servizio indispensabile, ma soltanto per curare casi Covid positivi gravi. Questa battaglia per rafforzare il presidio non la dobbiamo abbandonare, lo ha dichiarato l'onorevole Franco Picarone, consigliere della Regione Campania, in merito all'attivazione del Covid Hospital agropolese che rientra nella rete degli ospedali Covid. Da domani mattina anche l'ospedale di Agropoli, come già predisposto dai piani dell'ASL, sarà ospedale Covid Hospital con 6 posti di terapia intensiva, 2 di subintensiva e mano a mano che sarà occupato per queste esigenze, la parte ospedaliera andrà tratta in questa direzione. Il fatto che sia nella rete Covid è un fatto che dimostra l'importanza anche geografica e territoriale di un presidio ospedaliero in questa parte del territorio. Credo che sia importante che si dia questa funzione, così come è previsto, e che possa in qualche maniera dimostrare che una funzione così importante svolta sul territorio di Agropoli possa avere la sua importanza. Insomma, l'importante è che si dimostra anche sul piano sanitario questo, perché credo che a futura memoria servirà anche per quello che riguarda le attività che sono previste per l'ospedale di Agropoli. Questa battaglia per rafforzare questo presidio non la dobbiamo mai abbandonare. In questo momento che l'emergenza Covid è un'emergenza che sta assorbendo tutte quante le attenzioni. Leggevo poco fa, non so se è vero, di una disposizione che anche nelle strutture private consente solamente interventi di urgenza e di emergenza e di chirurgia oncologica e di urgenza e sospende le attività programmate. Quindi siamo in una situazione di emergenza assoluta e in questo momento nell'emergenza c'è un posto per l'ospedale di Agropoli e questo mi sembra importante. Però possiamo dire che grazie anche alle tante pressioni che hai fatto proprio tu personalmente, ecco, abbiamo ottenuto in questo momento qualcosa nella città di Agropoli. Se vi ricordate, proprio da queste noi annunciammo l'ingresso dell'ospedale di Agropoli quando non erano ancora state decise tutte le attività ordinarie, la riapertura dell'ospedale, noi avviammo prima i lavori proprio per la rete Covid e oggi questa funzione viene assolta dalla parte ospedaliera della struttura di Agropoli e mi pare che insomma si stia mantenendo questa funzione rispetto a quegli impegni che erano stati assunti allora. Penso che sia importante, non è che abbiamo molti ospedali Covid in provincia di Salerno, ricordiamo che c'è Scafati, ricordiamo che adesso ci sarà Agropoli, ricordiamo la funzione che assolvono alcuni ospedali con percorsi separati come Eboli, però penso che sia importante oggi che nelle reti del Covid ci sia un importante ruolo di questo plesso.